ricetta golosa. Voglio preparare la pasta frolla allo yogurt aromatizzata all'arancia. Vorrei preparare una gustosa crostata e poi vi farò vedere. La crema sarà sempre all'arancia e adesso vediamo come realizzare. Allora, cosa facciamo? Prendiamo tutto lo zucchero e lo versiamo nel boccale insieme alla buccia grattugiata dell'arancia, anzi la buccia a pezzi. Ora la grattugiamo qua nel boccale. Quindi azionate 20 secondi, velocità 10. Mettiamo tutta la farina. Le uova, lo yogurt bianco, il burro, pizzico di sale e ancora mezzo cucchiaino scarso di lievito per dolci. Quindi azionate il bimby. In un primo momento 30 secondi a velocità 5 e successivamente compattiamo con le mani. Trasferite in una terrina oppure nella pellicola, avvolgete nella pellicola, chiudete oppure con il coperchio e lasciate riposare in frigo per almeno un'oretta. Allora, per realizzare la crema io metto tutti gli ingredienti insieme. Quindi cosa mettiamo? Il latte. Non utilizzo le uova, infatti sarà più leggera come ricetta. Poi mettiamo zucchero, farina, buccia grattugiata dell'arancia e il succo. Azionate il bimby, 8 minuti. 90 gradi. Velocità 4. Trascorso il tempo di riposo, ho steso la mia frolla in uno strato sottile. L'avvolgo nel mattarello, tanto è bella elastica. Vedete così. Farcite con la crema all'arancia ottenuta. Come potete vedere, questa è una frolla alleggerita perché non c'è tutto quel burro e quindi viene più leggera. Con la rimanente pasta creiamo delle striscioline aiutandovi con un tagliapizza. Infornate a 180 gradi, forno caldo statico per circa 40-45 minuti.